emergenza. Devo dire che tra le altre cose questa emergenza, anche rispetto a quelle che conosciamo più tipiche di protezione civile, ha messo in luce la necessità di un'integrazione importante a tutti i livelli. Sono state fatte tutta una serie di riunioni di cui avete certamente contezza, perché sono state comunicate anche tramite comunicati stampa e informazioni. In particolare ieri sono state fatte delle riunioni importanti sulla parte dei minori, oggi siamo reduci da una riunione importantissima con il ministro Orlando che ha convocato il Consiglio Nazionale del Terzo Settore proprio per mettere in rete quelle associazioni di solidarietà che insieme al sistema di protezione civile oggi dovranno trovare ancora di più una forma di integrazione, perché c'è l'ordinario, e in questo caso sono le prefetture, c'è lo straordinario, che sono le prefetture più la rete del sistema di protezione civile, in questo caso c'è lo straordinario dello straordinario, non so come dirlo, dove ancora di più la rete delle associazioni di terzo settore si integrano e devono complementare l'azione, diciamo, di assistenza e di accoglienza. Dal punto di vista nazionale, oltre a questo, come ci siamo mossi e come ci stiamo muovendo? Il 28 febbraio, anzi, intanto il 25 febbraio.